Il titolo del nostro studio di questa mattina è il seguente: Saper perdere. Leggiamo il testo di riferimento nell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, dal versetto 39 al versetto 41. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Il principio della non violenza è l'esempio più lampante del cristianesimo. Gran parte dei nostri problemi provengono dal fatto che noi accettiamo questo principio in teoria, ma troppo spesso non lo mettiamo in pratica. Gesù si riferiva in modo particolare al fatto che spesso gli occupanti romani, come accade a tutti gli occupanti di tutti i tempi, angariavano gli ebrei e li costringevano a portare dei pesi. E allora Gesù dice: non ribellatevi. Se qualcuno poi ti vuole togliere la tunica, ma dagli anche il mantello. E se qualcuno ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. Ecco, questo è sempre un principio che ha fatto e fa sorridere di scherno gli scettici, gli attici, i violenti. Dicono: no, non si deve fare così, bisogna vendicarsi. Ma il cristianesimo dice altrimenti. Quindi il principio della non violenza è l'esempio più lampante del cristianesimo, lo ripetiamo. E gran parte dei nostri problemi provengono dal fatto che noi accettiamo, anche noi cristiani, questo principio in teoria, ma troppo spesso non lo mettiamo in pratica perché ci sembra troppo pesante, non logico. Un luogo comune: dobbiamo essere sempre vincenti, sempre e comunque, anche a costo di nascondere o alterare la realtà dei fatti. Ecco, un luogo comune: dobbiamo sempre essere vincenti, a qualunque costo e a qualunque prezzo, anche quello dell'onestà, dell'integrità, eccetera. Perché perdere è sinonimo di debolezza, di incapacità, di paura, di vigliaccheria. E invece il cristianesimo capovolge questi principi e mostra che spesso volere sempre vincere è sinonimo di ingenuità, è sinonimo di infantilismo, di puerilità, come i bambini che vogliono sempre vincere e si picchiano. Dobbiamo sempre vincere, questo è il luogo comune. E naturalmente c'è l'altro luogo comune che dice: è la forza fisica, quella che conta, la forza finanziaria, la forza politica, la forza militare, quello che conta, con tutta la prepotenza che accompagna queste forze.
togliete all'uomo i muscoli, i soldi, le armi, il potere, e l'uomo diventerà un rottame che non fa più paura a nessuno. Quindi la vera forza è un'altra, secondo il cristianesimo, ben inteso. Il cristianesimo è giusto l'opposto di queste teorie. Abbiamo letto Matteo 5, dal versetto 39 al versetto 41, che è il testo di riferimento. Leggiamo quello che dice l'apostolo Paolo in Prima Corinzi, capitolo 1, dal versetto 26 al versetto 29. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Parole straordinarie, ma che fanno tremare non soltanto gli atei, fanno tremare anche molti credenti, che dicono: ma come è possibile fare una cosa simile? E Dio ha mostrato che è possibile. Dio ha scelto le cose deboli, le cose che non sono, le cose pazze secondo il mondo, le cose ignobili, le cose disprezzate, e con quelle cose ha costruito la sua Chiesa sulla pietra angolare che è Gesù Cristo. Quindi il cristiano deve imparare a sapere perdere, a sapere perdere nel senso di non usare la violenza, la reciprocità, come si dice adesso. Tu mi hai dato un calcio e io te ne do due, così impari. No, il cristiano non deve rispondere in questa maniera. Lo so benissimo, non è una cosa facile, ma questo è l'ordine del Maestro, è l'ordine della Bibbia. E noi non siamo soli a combattere contro le nostre inclinazioni, che è quello di dare magari due calci a uno che ce ne ha dato uno. No, o uno che ci massacra di botte, noi lo massacriamo, almeno nelle intenzioni, due volte tanto. No, è il principio della non violenza che deve prevalere, perché Dio dice: affinché nessuno si vanti, perché tutta la gloria deve essere data al Signore. Salmo capitolo 8 è il salmo famoso, come il Salmo 19, letto dagli astronauti, mentre nel 1969 stavano viaggiando verso la Luna. Allora questo salmo cosa dice? Parlando della vera forza: dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Ma come è possibile? Il Signore trae la sua forza, una forza, dalla bocca dei bambini e dei lattanti, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Eh sì,
E questa è la logica della Bibbia. Può far ridere finché si vuole, ma questa è la logica della Bibbia. E sono le parole ricordate da Gesù ai suoi nemici quando egli entrava a Gerusalemme, pochi giorni prima della crocifissione, e i bambini gridavano: Osanna al figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E i suoi avversari, verdi d'invidia, cattivi come sempre, dicevano: ma sgrida questi bambini che la finiscono. E Gesù disse: non avete voi letto quello che noi abbiamo letto nel Salmo numero 8? Dalla bocca dei bambini ho tratto una forza. Ma che forza può avere un bambino che dobbiamo sempre proteggere? Il Signore trae la sua forza dalle cose disprezzate, dalle cose che non sono, per ridurre a niente quelle che sono. E poi ancora, versetto 25 del capitolo 11 di Matteo: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Guardate come ritorna questo pensiero dei piccoli, i piccoli che non hanno forza. Però qui il termine piccoli, ci insegnano gli addetti ai lavori, non significava soltanto i bambini, ma gli scribi, i dottori della legge, reputavano gli analfabeti, i poveri, quelli che non avevano fatto studi, li reputavano come piccoli fanciulli che conoscevano poco, perché loro certo conoscevano molto ed erano molto fieri, molto orgogliosi, come tanti studiosi di oggi, di quello che avevano imparato, e lo usavano spesso malamente. Ecco, Gesù dice: loda il Padre dicendo: tu hai nascoste queste cose, cioè la verità, le cose del regno dei cieli le hai nascoste ai sapienti e agli intelligenti, coloro che pensano di avere in mano il mondo perché hanno studiato, le hai nascoste. Questi non le capiscono, questi non le capiscono, anzi erano proprio quelli, molti, la maggioranza di quelli che avevano fatto studi, che non seguivano Gesù. Altri lo seguivano un po' alla lontana, ma le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Infatti il pubblico che seguiva Gesù Cristo, che ascoltava Gesù Cristo, era fatto di piccoli, nel senso della considerazione ebraica dei conoscitori minimi della legge di Dio. E loro accettavano, gli altri no, pochi accettarono, quelli che avevano fatto studi come Nicodemo, come Giuseppe d'Arimatea, pochi, gli altri no. Ecco, il Signore capovolge la logica umana, quindi Dio ha scelto le cose deboli, le cose non potenti, le cose che non sono, le cose ignobili, le cose disprezzate, e le ha rivelate ai piccoli fanciulli, perché così gli è piaciuto. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto, dice il versetto 26. E poi ancora Proverbi, capitolo 24, versetto 29: non dire come ha fatto a me, così farò a lui. Renderò a costui secondo la sua azione. Non lo dire, perché non va bene. Per vincere veramente nelle cose di Dio bisogna essere capaci di perdere. E infatti Gesù si è messo proprio
sul piano dei perdenti, lui che aveva una forza straordinaria che noi non possiamo nemmeno immaginare. Gesù ha rinunciato a usare la sua tremenda forza e potenza perché attraverso la rinuncia, attraverso la non violenza, rifulgesse la vera forza, che è quella dell'amore, voi mi insegnate. Leggiamo Primo Pietro capitolo 2, versetto da 21 a 23. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. E sì, siamo stati chiamati a soffrire, perché non si può non rispondere violenza a violenza senza sofferenza. Non si può, bisogna essere realisti. Però bisogna imparare a farlo. E l'Apostolo prosegue: egli, Cristo, che ha sofferto lasciandoci un esempio affinché noi seguiamo le sue orme, egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Mi piace questa espressione. Soffrendo non minacciava. Ci sono quelli che soffrono e minacciano e dicono: oh, se potessi, un giorno vedrai che te la faccio pagare. No. Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Seconda Corinzi capitolo 12, versetto 9, versetto 10. Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. L'Apostolo aveva pregato 3 volte che Dio lo liberasse dalla scheggia nella carne, era una malattia di cui soffriva, no, non si capisce esattamente a cosa alludesse, probabilmente da certe espressioni dell'Epistola ai Galati era un male, una patologia che aveva agli occhi, forse oftalmia, non si sa, che gli impediva di esercitare al meglio il suo ministero, e pregò 3 volte il Signore di togliergli quella spina, e Dio non gliel'ha tolta. Come mai? Forse molti cristiani che dicono: bisogna pregare e si guarisce, pregare con fede e si guarisce. E adesso voi mi dite che Paolo non ha pregato 3 volte con fede? E come mai Dio non gli ha risposto positivamente? Gli ha risposto qualcos'altro. Gli ha detto, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, molto volentieri, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Lui era debole, non soltanto moralmente, perché diceva:
scrivendo ai Romani, quello che voglio non faccio e faccio quello che non voglio. Ma era anche debole fisicamente, oramai era in là con gli anni, la carne martoriata e questa malattia che gli impediva di fare il lavoro che doveva fare. La mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Versetto 10, per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Mi hai dato uno schiaffo su una guancia? Toh, dammi un altro anche da questa parte. Mi hai preso la tunica? Toh, ti do anche il mantello. Vuoi costringermi a portare questo peso per un chilometro e mezzo? Io te ne faccio tre. Così confondi il tuo avversario. Questa è la forza del cristianesimo. Anche se molti cristiani sorridono dicendo non è possibile fare una cosa simile. Fratelli e sorelle, noi non siamo forti quando nelle nostre relazioni con gli altri rendiamo colpo su colpo. Quando ci vendichiamo alla luce del sole o in modo nascosto. Nascosto a chi? Nascosto a Dio? Ma scherziamo? E Dio vede tutto. Siamo proprio dei bambini capricciosi e sciocchi. Siamo solo dei deboli, deboli illusi, e non seguiamo l'esempio di Gesù. Voi sapete che Gandhi, famoso Mahatma indiano, l'artefice della liberazione dell'India dal giogo inglese, morto nel 1948 per colpa di un indù ortodosso che gli sparò e lo uccise 30 gennaio 1948. Gandhi conosceva, era un uomo di grande cultura, di grande apertura mentale, era un indù, però aveva letto gli Evangeli e aveva visitato l'Occidente, aveva fatto studi di legge e quando arrivò in Inghilterra faceva ridere tutti quanti portandosi dietro la sua capretta che mungeva personalmente, vestito all'indiana, e si vede che Gandhi trovò dei cristiani che non erano proprio molto esemplari e allora disse quella famosa frase: Christ yes, Christians no, Cristo sì, i cristiani no. Cioè lui era d'accordo con Cristo, era il campione della non violenza dei tempi moderni, ma i cristiani no, si vede che aveva incontrato dei cristiani che non mettevano in pratica esattamente il verbo di Cristo con la non violenza. E io vorrei leggere un testo di un grande ammiratore di Gandhi, il premio Nobel per la pace, il pastore negro Martin Luther King, premio Nobel per la pace 1964, vittima dell'odio dei suoi avversari, morto che non aveva neanche 40 anni, poveretto, lasciando moglie e bambini. Allora nel suo libro famoso La forza di amare, alle pagine 62 e 63 dice: una delle grandi tragedie della vita è che gli uomini raramente colmano l'abisso tra azione pratica e professione di principi, tra il dire e il fare. Una persistente schizofrenia
fa sì che tanti di noi siano tragicamente divisi in se stessi. Da una parte noi orgogliosamente professiamo principi nobili e sublimi, ma dall'altra miseramente pratichiamo proprio l'antitesi di quei principi. Questa strana dicotomia, questo angoscioso abisso tra il dovere essere e l'essere rappresenta il tema tragico del pellegrinaggio terreno dell'uomo. Ma nella vita di Gesù noi vediamo che l'abisso è colmato. Mai nella storia vi fu un più sublime esempio di conformità tra parole e atti. Ad onta del fatto che la legge della vendetta non risolve alcun problema sociale, gli uomini continuano a seguire la sua disastrosa via. La storia risuona del frastuono, della rovina di nazioni e di individui che hanno seguito questo cammino autodistruttivo. Gesù affermò eloquentemente dalla croce una legge più alta. Egli sapeva che l'antica legge dell'occhio per occhio avrebbe reso tutti ciechi e non cercò di vincere il male col male. Vinse il male col bene. Crocifisso dall'odio, rispose con amore aggressivo: che magnifica lezione! Generazioni sorgeranno e cadranno, gli uomini continueranno ad adorare il Dio della vendetta e a prostrarsi dinanzi all'altare del taglione, ma sempre e poi sempre questa nobile lezione del Calvario sarà un assillante ammonimento che solo la bontà può eliminare il male e solo l'amore può sconfiggere l'odio. Belle parole di Martin Luther King, martire della non violenza cristiana, come Gandhi fu martire della non violenza indù. In possesso di questo esempio, fratelli e sorelle, il credente non deve perdere tempo e serenità volendo per forza vincere. È puerile volere per forza vincere sempre. Non è un segno di forza, no, è un segno di debolezza, di grande debolezza. Dobbiamo imparare a sapere perdere agli occhi del mondo, ma sapere vincere agli occhi di Dio. A volte noi ci esauriamo fisicamente e moralmente volendo incaponirci ad avere sempre ragione e talvolta a vendicarci. Dobbiamo invece seguire il sistema di Gesù che perdendo si vince. Dal punto di vista umano, voi sapete che il Calvario è stata una sconfitta. Come? Gesù che proclamava, che guariva, proclamava il regno di Dio, guariva i malati, resuscitava i morti, che aveva sfamato migliaia e migliaia di persone, solo su una croce in mezzo a due ladri. La sconfitta. Soltanto poche donne e un ragazzo erano lì vicino alla croce. Gli altri avevano tagliato la corda, erano scappati pieni di paura. Una grande sconfitta? Ma no, non è una sconfitta. È una grandissima vittoria. Una grandissima vittoria per la quale noi abbiamo la salvezza, abbiamo la pace, abbiamo la serenità.
Rileggiamo Matteo 5, 39 a 41, domandando al Signore di darci la forza di essere coerenti e di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Amen.